Amiche ed amici, buongiorno in questo giorno che vede la classe più invidiata, quella dei barbieri, perché c'era barbiere e parrucchiere, perché non ve lo sto neanche a spiegare. Noi, nonostante l'assonnamento del fine settimana, vogliamo combattere contro questo Stato che prende contestato questo potere, via, diviso tra Stato, Regioni, Comuni, Province, che prende decisioni assurde a seconda del posto dov'è, di chi si trova davanti. Per esempio, a Firenze sono stati messi sigilli a un locale perché la gente ballava. Non si preoccupano le autorità più della sicurezza, si preoccupano del regolamento, perché il regolamento porta a poter sanzionare dicendo: io che ci posso fare, mica è colpa mia, è colpa del regolamento. Ecco, a me questi regolamenti mi hanno rotto i coglioni, perché io non faccio né il ristoratore né il barista, però a questa gente sono 2 anni che li prendete per il culo senza fargli capire cosa devono fare, dandogli dalla sera alla mattina una direttiva che si oppone a quella precedente. Domani si riunisce il comitato scientifico, che ha sentito, senti come gli è bravo, il comitato scientifico. Intanto 5 giorni di chiusura, 400 euro di multa a Rimini, a un altro locale dove i carabinieri hanno sorpreso assembramenti e persone che ballavano nonostante i divieti. A Rimini che ci va a fare la gente? O gli dite, o dite, la gente deve stare a casa, o se no se li mandate a Rimini, che pensavo che ci andassero a pescare le sardine a Rimini. A Misano di qualche locale, allora, il Villa delle Rose di Misano, lo stesso, e a Rimini, non mi ricordo come si chiama il locale, il Mojito Beach di Riccione, uguale. Dopo, al momento dei controlli, c'erano a pranzo, pensate, molti ragazzi a pranzo. Allora la mia domanda è questa: come si può credere a uno Stato che emana dei provvedimenti iniqui, ridicoli, a uno Stato che dà il via a un vaccino che prima è per quelli fino a 50 anni, poi per quelli da 50 anni in su, che non sa neanche più che pesci pigliare, dove Conte e Grillo si danno rispettivamente degli incompetenti, per non dire dei cretini, e poi fanno il patto della spigola, si ritrovano a mangiare il pesce. I tonni siamo noi che ancora andiamo a votare, capito? Voi state parlando con un ex ragazzino, che sono io, che minorenne era sulle barricate di Reggio Calabria, e se non sapete cosa successe, andate a leggervi la storia. Quindi, per Dio, insorgete, ragazzi che avete il fisico e l'età per incazzarvi, baltate ogni cosa. Buona giornata.